Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando Gesù venne. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno». Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Benvenuti a tutti. Celebriamo la seconda domenica di Pasqua, domenica della Divina Misericordia. In questo momento la Chiesa ci invita a meditare, a leggere il brano del Vangelo secondo Giovanni. Il testo comincia la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Celebriamo e meditiamo, contempliamo la verità centrale, fondamentale della nostra fede. Cristo è veramente risorto. E quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa e questa domenica, l'argomento, la prova, il motivo, l'argomento più importante per la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo è quello che Lui, Cristo stesso, si presenta come vivo, è vivo dopo il momento della passione, della sua passione, morte. Lui sta in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Si è rivelato vivo. In brano del Vangelo di questa domenica ci sono altri due momenti importanti. Il primo, quando Gesù dice: «Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo». E in questo momento dà il potere di perdonare i peccati. Ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. In questa seconda domenica di Pasqua, in modo particolare, è sottolineato il tema della misericordia, del perdono dei peccati. E poi un altro argomento
oppure la persona che le possiamo e ci vogliamo e possiamo fermare è Tommaso. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso, quel Tommaso che prima ha detto: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo venne Gesù e poi si rivolge a Tommaso e dice: metti qui il tuo dito, guarda le mie mani e non essere incredulo ma credente. Questo ritorno di Cristo 8 giorni dopo può essere anche per noi molto importante. Chi ancora sta riflettendo, chi non è convinto fino in fondo, chi non ha meditato, a chi il messaggio ancora della risurrezione non è arrivato, dice il Signore di non essere incredulo, ma credente. La Sacra Scrittura dice che la fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Ma nel caso di Tommaso vediamo che non bastava la parola di Cristo, lui voleva anche vedere, toccare. È un invito anche per noi: se non ci basta la parola del Vangelo, la parola di Cristo, siamo sempre invitati a guardare ed ad ascoltare le parole di Cristo. Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente. Ascoltare la parola di Cristo e guardare Cristo crocifisso, è Lui che ha dato la vita per noi, per tutti noi, per la nostra salvezza. Il Vangelo dice: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Siamo invitati ad aprire i nostri cuori al miracolo più grande, al miracolo della risurrezione. E siamo invitati a dire, come ha detto Tommaso: mio Signore e mio Dio. Buona domenica a tutti.